Grazie Presidente, io mi ritengo una persona moderatamente sportiva, ho corso la mia prima maratona a 18 anni, l'ultima qualche mese fa. Ebbene, candidare la città di Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2024 è un po' come pensare di correre la maratona senza aver mai fatto neanche le scale di casa. Questa città ha una carenza cronica, mi dispiace che il sindaco se ne vada, ma ci avrebbe fatto piacere il suo ascolto e la sua attenzione, ma capisco che ha sicuramente problemi ben più gravi da affrontare. Dicevo, la nostra città ha una carenza cronica di quotidianità, di eventi ordinari, non di eventi straordinari. Io sono stanco di sentire che si risolveranno i problemi ordinari mediante eventi straordinari. I cittadini già ad oggi pagano le tasse più alte d'Italia e hanno il diritto di vedere le strade manutenute, di non portare i bambini a scuola e vedere crollare il tetto, perché sennò la disciplina delle Olimpiadi del 2024 sarà salta il fosso della scuola o salta la buca della strada. I cittadini romani hanno il diritto di avere una mobilità sostenibile a prescindere dal fatto se questa città ospiterà le Olimpiadi o meno. Prima il collega Maggi ricordava la metro C. La metro C doveva essere pronta per il giubileo del 2000, forse sarà pronta per il giubileo del 2025 e sarà pronta a metà con costi raddoppiati e tempi di consegna dilatati e con un progetto che non esiste, perché ad oggi si vuole realizzare la prima metropolitana del mondo che attraversa il centro di una città senza fare fermate. Bene, voi immaginatevi gli atleti che arriveranno a Roma nel 2024 e scopriranno che non possono attraversare il centro della città in metropolitana perché questa metropolitana non fa fermate in centro città e diranno: ma dove siamo capitati? Forse in quest'aula c'è una memoria un po' corta e già si è dimenticata la vicenda di Mafia Capitale. Io prima, Presidente, osservavo con attenzione quella bandiera di Roma delle Olimpiadi del 1960 perché rappresenta un'Italia che ad oggi non esiste. Nel 1960 nessun consigliere comunale si sarebbe mai immaginato e pensato di prendere ordini al telefono da una qualche cooperativa rossa piuttosto che da una cooperativa bianca. Quindi adesso portare alla memoria le Olimpiadi del 60 è quantomeno ridicolo. Anche prima ho assistito a un dibattito con i consiglieri di centrodestra che si tuffavano nel passato e in slogan degli anni 70. Quando la politica pensa al passato in questo modo vuol dire che non ha minimamente idea di quale debba essere il presente. Quindi, Presidente, ribadisco ancora una volta il voto contrario del Movimento 5 Stelle a questa mozione e sinceramente sono rimasto anche un po' di stucco nell'ascoltare alcuni discorsi un po' di rito. La città va tutto bene, nel 2024 vedremo, è un'occasione di sviluppo. Questa città deve ripartire dall'ordinario, Presidente, non dallo straordinario, perché i grandi eventi abbiamo visto a chi hanno portato i soldi, di certo non ai commercianti, agli artigiani, ai lavoratori della città di Roma. Io, Presidente, per 28 anni dal mio balcone, mi sono trasferito da poco, ho visto la città dello sport di Tor Vergata, una grandissima opera mai conclusa. Ringraziamo l'ex sindaco Veltroni, lui sì un campione olimpico di opere mai realizzate e di buchi di bilancio, quella sì una disciplina olimpica che si potrebbe reintrodurre con Roma 2024. Ebbene, io vedo questa opera che è costata 220 milioni di euro di soldi pubblici sottratti al prolungamento della linea B, questa opera che non sarà mai terminata, che ad oggi l'amministrazione non sa cosa farne. Bene, Presidente, noi opere come queste non le vogliamo vedere. Noi pretendiamo che Roma riparta dalla quotidianità, dall'ordinario, dalle piccole opere. Forse solo a quel punto potremo pensare di candidarci alle Olimpiadi, perché proporre la candidatura di Roma alle Olimpiadi oggi è un po' come se il buon padre di famiglia debba scegliere tra fare la spesa e andare al cinema e dice: se no andiamo al cinema, poi la spesa vedremo più avanti. Quindi, Presidente, spero di essere stato chiaro e anche breve, il nostro voto sarà fortemente contrario. Quando la città di Roma potrà offrire un servizio adeguato ai cittadini e poi ovviamente anche ai turisti e agli atleti, magari durante una consigliatura a 5 Stelle, allora forse si potrà parlare di Olimpiadi. Grazie. Prego, consigliera Raggi. Sindaco assente, ospiti, stampa.
Vi gradiremmo sempre presenti, perché a parte questa giornata odierna, che sicuramente nella quale sicuramente parliamo di un evento di rilevanza probabilmente nazionale, noi ci occupiamo tutti i giorni dei problemi di questa città. Quindi se vorrete venire vi aspetteremo. E cittadini che sono in parte presenti, in parte ci ascoltano via streaming o via radio. Parliamo delle Olimpiadi. Ho sentito parlare di sfide, di sport, vincere, partecipare, ma soprattutto io ho sentito, noi abbiamo sentito parlare delle Olimpiadi come una grande opportunità. Grande opportunità perché è un grande evento porta grandi opere e soldi. Signori, sarò brutale, le Olimpiadi sono soldi. E sapete come noi a Roma amministriamo i soldi? Ve lo voglio dire. Lo voglio dire soprattutto al CIO. Parliamo dei grandi impianti. La metro C ha visto un aumento dei costi del progetto di oltre 800.000 euro. La città dello sport, 800 milioni di euro, scusatemi, la città dello sport ha visto e ha contato sino ad oggi una differenza tra il primo e l'ultimo preventivo di 600 milioni di euro. La nuvola di Fuxas, oltre 30. La nuova Fiera di Roma, 360 milioni di costi per una struttura che sta crollando. Allora, iniziamo col dire che noi a Roma i soldi li sprechiamo e non siamo capaci di non farlo. Lo abbiamo fatto sino ad oggi. Chi ci dà la garanzia che domani questo non avverrà? Ricordiamolo, teniamolo sempre a mente, perché le Olimpiadi sono soldi e non sono soldi per ricostruire, per creare nuove infrastrutture. Quelle saranno una parte marginale. Il resto andrà in un sistema che, se non è mafia capitale, è molto simile. Si chiama corruzione. A Roma è endemica. Sappiatelo, lo dovete sapere. Perché peraltro ci arrabbiamo e ci arrabbiamo assai quando sentiamo dire che i soldi delle Olimpiadi sostanzialmente serviranno, al netto della corruzione, serviranno per rilanciare la città? Perché ad oggi questi soldi non ci sono. Ebbene, non è vero. Altra notizia importante. Sappiate che il Movimento 5 Stelle, con Daniele Frongia, presiede la Commissione Revisione della Spesa, che inoltre un anno di attività ha individuato poco meno di 1 miliardo di sprechi annui. Ogni anno la città spreca oltre 1 miliardo di euro. Se noi fossimo in grado di tagliare questi sprechi, anche riducendoli, non bisogna tagliarli tutti insieme, che mi rendo conto, insomma, può destare qualche preoccupazione invertire rotta così in maniera così seria, come pure dite di fare, se noi riuscissimo a recuperare una parte di quei soldi, un po' per volta, probabilmente potremmo risolvere il problema degli impianti sportivi che sono sostanzialmente opere incompiute, potremmo risolvere il problema dell'anello ferroviario, potremmo risolvere il problema delle strade, delle infrastrutture. Noi i soldi a Roma li abbiamo! Attenzione, i soldi ci sono, ma li sprechiamo, li buttiamo dalla finestra. Volete sapere come? Qualche esempio? Sì, forse una disciplina olimpica lo spreco dei soldi. Saremmo campioni. Costi del Vaticano, oltre 390 milioni di euro che ogni anno diamo al Vaticano per servizi che non sono dovuti. Non sono dovuti, eppure ogni cittadino paga di tasca propria una quota per arrivare a 390 milioni di euro per sostenere le varie spese del Vaticano. Vi faccio presente che, da stime effettuate dall'assessore Gattoi, l'apertura di un asilo nido costa 800.000 euro. Fate un po' voi i conti, quanti asili nido si potevano fare. Errori del database catastale e assenza di un censimento del patrimonio comunale comporta evasione di IMU e TASI che sfugge agli accertamenti, perché i dati presenti in catasto sono sbagliati e questo cuba, cioè pesa, 245 milioni di euro. Noi non incassiamo soldi e diciamo che non li abbiamo. Basterebbe riscuotere
aggiornare i dati e riscuotere. I soldi ci sarebbero. Ancora, la gestione del patrimonio immobiliare, il mancato adeguamento dei canoni, pesa, con il segno meno, 100 milioni di euro. Ancora 100 milioni di euro per il mancato aggiornamento del PUA, piano utilizzo degli arenili. Ancora 35 milioni di euro è l'evasione stimata per difetto delle strutture ricettive nel 2015, nel solo 2015. Ripeto, i soldi ci sono, li buttiamo o non li riscuotiamo. E adesso tutti qui a dire noi dobbiamo fare le Olimpiadi, dobbiamo partecipare, dobbiamo vincere, perché è una grande opportunità. Sì, sono soldi. Sono soldi. Questa è la verità. Le Olimpiadi, e allora, prima di prendere altri soldi e buttarli dalla finestra, come facciamo sempre, allora forse prima occorrerebbe andare a riprendere i soldi che già ci sono e rimetterli in circolo. Prima di dire andiamo a costruire gli alloggi olimpici, forse occorrerebbe tenere presente che a Roma abbiamo oltre 100.000 unità di alloggi trasfitti e invenduti. E vogliamo costruire ancora? Vogliamo andare a mettere altro cemento sulla città? Per alloggi che, finite le Olimpiadi, non saranno venduti? Non saranno affittati? Questo è quello che accadrà, l'ennesimo stupro alla città di Roma, condito con le Olimpiadi. Per noi non è un'opportunità, per noi è veramente un peccato constatare di non essere in grado di amministrare questa città in un modo normale, tale da dire sì, è vero. Le Olimpiadi potrebbero dare un'immagine di Roma diversa. Per noi è un peccato dover ammettere che non è così. Questi soldi sarebbero in parte spesi per le opere e in gran parte, ahimè, andrebbero a foraggiare la mangiatoia di cui oggi tutti siamo a conoscenza. Presidente, Sindaco, colleghi, illustri ospiti. Le Olimpiadi sono una grande opportunità per una città e per i suoi cittadini. Sono una straordinaria opportunità. Lo sono per una qualsiasi città normale. Questa non è una città normale. A proposito di citazioni, il successo non consiste nel non commettere gli errori, ma nel non fare lo stesso errore una seconda volta. Eppure a Roma questi errori li abbiamo fatti diverse volte, numerose volte, per decenni. Tralasciando per brevità le Olimpiadi del 1960, mi posiziono direttamente sui mondiali Italia 90. Le cifre corrette sono queste: il mutuo che paghiamo è di 61,2 milioni di euro all'anno, bilancio di previsione 2015 di Palazzo Chigi, e all'epoca il budget è stato sforato dell'84%, vale a dire sono stati spesi 7.230 miliardi di euro, con la rivalutazione oggi sarebbero 7 miliardi e mezzo, cioè una spesa superiore a quella per il Sudafrica, i mondiali del 2010. È bene ricordare queste cifre proprio per non commettere gli stessi errori. Cosa ci hanno lasciato i mondiali del 90? Una serie di opere incompiute a Milano, Napoli e Bari, ma anche a Roma abbiamo qualche ricordo. Il grande raccordo anulare, che avrebbe dovuto ricevere un forte impulso da questo grande evento e invece ancora oggi ha dei tratti in rifinitura. Il terminal Ostiense, un gioiello, sarebbe dovuto essere. Ebbene sì, è stato inaugurato, ha funzionato per ben 20 giorni. Stazione di Farneto, 15 miliardi di lire e che ha funzionato per 7 giorni, 7 giorni, e da allora non funziona più. Giubileo 2000, tralasciamo il fiume di soldi che il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato hanno dato per questo evento e in molti casi senza alcuna ricaduta per i cittadini romani. Vogliamo ricordare una promessa
dell'allora sindaco, del precedente sindaco, Rutelli, nel 95, quando promise il completamento della metro C entro il giubileo, ma non specificò effettivamente quale, entro il giubileo del 2000, noi crediamo, ma metro C che non sarà pronta nemmeno per i prossimi giubilei. Ancora, mi avvio a conclusione, mondiali di nuoto 2009, oggi sentiamo, secondo alcuni colleghi, essere stati un successo. Allora, città dello sport, Calatrava, 60 milioni di euro era il costo iniziale, siamo arrivati a 660 milioni di euro e un'opera che resterà per sempre incompiuta e si vede anche dalla Luna. Il polo natatorio di Ostia, che è stato aperto ed è funzionato per 19 giorni, e quello di Valco San Paolo, praticamente crollato e distrutto. Adesso ci stanno lavorando. Per quanto riguarda il polo natatorio di Ostia, visto che mi è stato sollecitato anche dai colleghi, ricordiamo anche che il bando del Campidoglio, allora, nel 2007, fu affidato a un consorzio, lo Stabile Novus, il cui direttore, diciamo, l'imprenditore di riferimento, che è il direttore della società per azioni del gruppo, è lo stesso che la notte del terremoto dell'Aquila rideva allegramente, contento del disastro, contento per la ricostruzione, e poi e dopo condannato in primo grado per l'appalto alla scuola per marescialli a Firenze. E infine Roma 2020, il grande Pietro Mennea e i suoi 19 e 72 ancora ci emozionano, riuscì fortunatamente a convincere l'allora Presidente del Consiglio Monti, il quale bloccò la giunta, la precedente giunta. E noi ancora ci chiediamo quanto sia costata quell'iniziativa abortita in termini di creazione di un ufficio ad hoc, la promozione, consulenze, viaggi all'estero, gadget, progetti e metaprogetti, spot televisivi, radiofonici e testimonial. E poi infine la città oggi e in passato, e temiamo anche nel futuro, visto qual è il lavoro svolto in questi anni, non è adatta ad ospitare i giochi paralimpici. Roma è ostile nei confronti di chi ha disabilità. Questo non lo dice il Movimento 5 Stelle. Accompagnate un disabile da una parte di Roma all'altra e sarete d'accordo con noi. Quindi con questo poco invidiabile curriculum, Roma, a nostro avviso, farebbe bene ad abbandonare ogni ipotesi di candidatura e invece concentrarsi sul ripristino della legalità, sulla trasparenza, sui reali bisogni dei cittadini e anche a completare tutte queste opere incompiute. Signor Sindaco, a cui rivolgo anch'io la mia solidarietà, agli ospiti, ma soprattutto ai cittadini romani, ha fatto clamore l'assenza due giorni fa del Movimento 5 Stelle al tavolo che aveva appunto ad oggetto la candidatura di Roma alle Olimpiadi. E ci teniamo a spiegare perché. Perché a quel tavolo erano presenti due interlocutori, i partiti di destra e di sinistra, che hanno condotto Roma nello stato in cui è ora, e che possiamo leggere tutti i giorni sui giornali, e il Comitato Olimpico. Uno dei due chiaramente non è credibile e non è il Comitato Olimpico. Lo spieghiamo, è una logica che vale in tutti gli ambiti della vita, dallo sport all'economia, per esempio, dove, e chi mi ascolta saprà bene quello che dico, dove un consiglio di amministratori deve riferire agli azionisti sui risultati che ha conseguito. Margine operativo lordo, utile, decrescita dell'esposizione finanziaria, il fatturato. Questo vale anche per degli amministratori. Chiaramente gli obiettivi sono diversi, non sono degli obiettivi di utile, ma sono degli obiettivi di servizi che devono essere garantiti ai cittadini, di vivibilità. Il bilancio che si consegna tristemente, tanto dopo l'esperienza Alemanno quanto dopo quella attuale, è quello che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Corruzione, mafia capitale, che ancora non ho sentito dire in quest'aula, conti fuori controllo, perché non sono bastati due salva Roma da 300 milioni sui bilanci approvati in questa consiliatura. In questi giorni è emerso un disavanzo tecnico di 853 milioni, che i romani pagheranno 30 milioni all'anno per i prossimi 30 anni.
E in questo contesto noi dovremmo avere dei servizi perfetti. E invece i cittadini romani, 3 milioni di cittadini, subiscono i disservizi che viviamo ogni giorno, dalle strade alla scuola al trasporto pubblico locale. È in questo contesto che si ha la pretesa di organizzare le Olimpiadi. Ho sentito la frase di un esponente del comitato qualche giorno fa che diceva: un voto contrario è mancanza di visione prospettica. Dal canto suo lo comprendo pure, e forse al suo posto avrei detto la stessa cosa, ma in realtà è vero il contrario. Serve un programma vero, quello che in economia si chiamerebbe un piano industriale, serio e credibile all'assemblea di 3 milioni di cittadini romani. Un piano industriale che vada a curare prima di tutto le ferite aperte di questa città, i suoi disservizi. Prima curo gli infortuni, poi posso pensare di competere sui 100 metri con un 9,58 contro Powell Parigi. E sentivo prima il sindaco Alemanno: non possiamo aspettare la manna dal cielo delle Olimpiadi. I soldi ci sono nel bilancio del Comune di Roma, basta con i Salva Roma, bisogna recuperare quelli. Qualunque romano, se può chiedere il silenzio in sala, Presidente. La sentiamo benissimo, non mi sembra che ci sia... Qualunque romano, grazie Presidente, lo stesso, ha il ricordo delle Olimpiadi del 1960, chi è che non le ricorda con piacere? Nei ricordi che ci sono stati tramandati in quello che vediamo in TV. A Beppe Bichila che vince scalzo a Via dei Fori Imperiali di notte la Maratona di Roma. È quello il simbolo. Cassius Clay, 18enne, che vince il titolo dei pesi massimi. Sentivo dire in questi giorni che abbiamo avuto anche dei lasciti, come la Via Olimpica, a noi romani piace chiamarla ancora così. Il tema è che su quella Via Olimpica i cittadini romani alle 8 del mattino ci stanno incolonnati per un'ora e mezza, con buche, con strade sporche, con autobus che non passano. Abbiamo un'azienda monopolista del settore, ATAC, o meglio all'80%, ma che al 20% ci guadagna, che perde 200 milioni all'anno. Com'è possibile? E come andiamo a curarle queste ferite? Non certo con le Olimpiadi. E voglio concludere con una frase, quindi, che è una frase dell'enciclica di Papa Francesco. Prima bisogna fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile, solo allora vi scoprirete a fare l'impossibile. E quindi in maniera sofferta, lo dico davvero dispiaciuto verso il Comitato Olimpico oggi rappresentato, ma penso assolutamente responsabile in considerazione dei tempi che stiamo vivendo, che dobbiamo rassegnare il nostro voto contrario.